Ma te chiamate la vita, te! E poi c'è anche chi ha il coraggio di dire maledetto chi ti oce il pane! E non lo sanno mia che per cocine bisogna alzarsi alle tre! Mi ma! E quello dei due dorme così! Passi per mia madre, che è vecchia! Non la mia moglie! O anche se de poverina! C'è da capirla, eh? Ieri sera ti ha fatto il tocco di notte per finire quel lavoro. Certo, se non fosse... se non avesse quel brutto difetto, insomma, d'essere gelosa, ci starebbe tutti un pochino meglio, no? Lei ci insecchisce. Io ci sto male perché e so che non è vero. E mia madre ci si è fissata. Ah, eccoli! Chicherò! Oh, ma c'è la l'isola! Sì! Allora apri l'ombrello, vai! Muoviti! Muoviti! Venite su, che mi finiscono i vestiti e poi si va via insieme, vieni! Eccoci! Oh, sa osa, non sono puntuali! E la bella è detto che il nostro padrone ci licenzia perché si arriva tardi! Buongiorno! Che freddo che fa! Buongiorno! Ma non sarà mia che le vostre mogli vi stanno preparando qualche regalino, eh? Ma che scorci fai di mattinata a queste ma avevo già di giù! No, io e voglio la figlia. Ma come mai le vostre mogli vi mandano sì presto fuori, eh? Sa osate, assomigliano alla mia! Oh, lei mi vorrebbe sempre appicciato alla sua gonnella, te! E... se non fosse per la sveglia la mattina, io, per lei, nel letto, ci farei la bua, ci farei! Ma da un po' se ti sente! Costa l'uscio, vai! Se no, e mi pare di vedere che lei c'è di mattina. E si fa tardi. Ma mi dici il pomino, ma la tua moglie è sempre gelosa! Gelosa, dice te! Ieri sera io volevo andarci. E allora? Lei ti fece una scenata, te la fece di video. Allora mi prese per la giacchetta, me la tirò, incominciò a piangere. Arcibiade, e siamo sempre soli, non ci sa nemmeno figlioli, e te mi vuoi lasciare sempre sola. Oh, ma lo fammi aprirci. Ah no. E... lo fa perché si è fissata e c'ho la ganza. Senti, Arcibiade, me ne porti, un omette che tutti conoscano e stimano. Pa si mette le gonnelle in capo dalla sua moglie. A questa maniera è grossa, vai. Sì. Te ragioni bene. Ovvero, vorresti ragionare. Ma se uno ha la sfortuna di incontrare una donna simile, e bisogna puppasse là. Passerà un paio di orbelli. Vedetemi dessi la lezione che ne diedi alla mia. Già! Ma ci voleva ciò scritto! Ma cosa ne fai? Ci devi sapere di nemmeno, dai! Da senti! La su moglie, a quel tempo, era come la tua. Allora, io dichiarò e mi si scrisse un biglietto. Ma come ne scriveste? A rap! Se mi dai l'altro, ci pareva... Insomma, mi scrisse questo bigliettino dove c'era scritto Cacaro Ghighero, occhio perché la tua moglie ti tradisce. E lo firmai. Un amico, un lenzuolo. Te l'ho detto 5 anni fa, ma ti giuro una lezione così mi ci stetti di ricco. Ma lo sai che anch'io un parola di uscire 5 minuti di asa che erano subito preghe e scenate di gelosia. Dunque, quel giorno, dopo qualche ti sono a casa, quella mattina ti arriva al postino col famoso video. Allora te lo dico io, ti ci feci una parte io che da quanto la feci bene mi pareva di essere. Bene, sei giole per aria, mi socio la sdraiata andata, mi voglio andare a una cancetta. No, dirlo!
di te, te lo giuro, un sorbanetti voglio te. Io lo sapevo, e lì per lì te mi sentivo rivolto alla uscenza, ma ormai che bisognava andare a scena io e lui, e bisognava arrivare fino a fondo, insomma, oh, che fatto la prete, da quella volta la moglie di sì, non ve l'ha più rotti. La mezza, ragazzi, mezza. Andiamo perché se no si fa tanto. Ma come bisogna fare? Ma per quella scena lì, ma dove si fa andare? Di scalabile di una cappella, ci stai? Quasi quasi, non mi è una cattiva idea, ma mi riuscirà a fare la parte. Vai, vai e ti riesce, senti, appena ti arriva il biglietto, prima ti spetti un po' di scarruffi, poi prendi la tua moglie, prima la tratti male, poi la prendi, la sbatti, 7-8 volte nel muro, vedrai che il resto diventa assieme. Vedrai che anche la miseria. Andiamo a bottega, siamo allegri che poi c'è da fare ci sono. Però prima se risvegliassi in bicerino. Aspetta, guarda lì. Così vicini. C'era più grossi te, ma vuoti a casa. Vai, butta. Ma che ci va?
io e la mia sorella, sì. Ah, si sentì tutto per il terremoto di Messina. Io non ne avevo fatto un tempo a vederlo, che me lo son sentito passare quel coso lungo fra le gambe, mi ha fatto ruzzolare tutte le scale, mentre ruzzolavo mi è venuto a mente quel proverbio e dice tutta fine. Ti è arrivato il pianerottolo, guardami che corno, ho il dolore, che dolore. Ora ci hanno preso il vizio, dico, a venire in questa casa, dico. È già la seconda volta che la fate benedire, siete sempre alle solite. Ci fanno il viottolo, dico. Sì, se ci si decide a cambiare casa, al lavorone. Oh, non si può nemmeno fare questa vita tutte le notti. Questa volta poi hanno fatto a Saviccio. Ma perché allora la vista che te? Questa cosa è maledetta, maledetta! La mia arma di dolore, Iacca! Ma cosa tardasti, dico? Ora che ci penso, non sei nemmeno cascata. Quel corno lì te lo facesti ieri, quando inciampasti nella colonna del letto, dico. Ah già! È vero, ha battuto la testa nella colonna del letto. Comunque non si è certa, Pinte, che lo spirito era lungo, si lungo, io si lunghi, io si lungo, mi sembrava Madusso. Ma io sono proprio disperata, mio marito fa quel mestiere e ci lascia sole tutte le notti, e ci potevano portare violette e tutto. Sì, e perché poi c'è anche da di questo, che ci si va rimanere anche noi, che non ci si combinerebbe nulla. Comunque ora è 2 settimane che ci sa da qua con tutti i vestiti lunghi. Sai, ce l'hanno proprio noi, ogni certo periodo che magari una volta ti sbagli in uscio. Per questa ragione, dico. No, ma cosa fate? Mi venite dietro, mettetevi a sedere. Mettetevi a sedere, guarda. Senti, la questione è questa. Pare... dice, sembra che ci fosse una leggenda che diceva che qualmente in questa casa ci fosse venuta a partorire di soppiatto annello niente popò di meno che la via de Tolomei. Ma chino per popò di Pillaccherone appena te lo viene a sapere viene a rifiscare il buo dell'orecchio a Nella. Ecco perché, povera donna, te la schioccano dell'esilio, nelle maremme basse a farsi la rosiata alle zanzare. Ma cosa viene a rincotolare, dico, con la via de Tolomei? O se queste sono le case popolari hanno fatto l'altra? Io sono proprio disperata, non vedo l'ora di tornare mio marito. Ma perché a che ora ritorna tuo marito da lavorare? Finisce alle 6. Ma vedete che sono le 6? Ma ce ne eravamo scordati. Ma arriva che cosa? Hai ragione, facciamoli un po' di sonnetti al sottopiede. Oh, ce l'hai un pochino da quanti steli. Ce l'aveva una bella boccia, me l'avevano prestata il mio video in viaggio di nozze, tu vedesse. Ma lei se l'è ciucciata tutta nel tabacco. Ah, ma via, noi ne alleggiamo di un po' questo gusto, ma vedi tutto stritto, povera donna. Ma cosa c'è di stritto, dico, se non ce l'ha nemmeno il gusto? C'ha la camicia sola, è tutta lente. Ha ragione, bene, è tutta allentata. Comunque, guarda, gira. Sì. Prendi la granata e spazza tutti i miei occhi. Io vado a vedere se trovo almeno qualcosa da dare a questa vecchia, almeno un filo di scorporato, un po' d'acido borio, un po' d'acqua raggia, una mescolata di cemento. E allora facciamoli una pomilla, un caffè, un'acqua di marva, una zuppa lombarda. Tanto sa faccio, vado in casa mia, vado a prendere il conto, guarda, senti, c'è una boccia sì di ogna che ve lo vanno, 3 stelle, sempre da cignare. Ma dove l'hai la bottiglia del cognac, dico? L'hai nel cervello?
Ieri sera, per mettermi un pochino nel caffè quando venne quel signore, ne comprasti 3 lire, dico. Oh, ma te vuoi sempre mettere bocca? Ma se c'è fatto nulla nulla e mi si potrebbe schizzare un po' d'acqua nel viso, oh, sì. Guarda lì come boccheggia, oh, Palmira, me lo fa piacere, mi va lì la camera mia, sulla mano c'è una bella tinella d'acqua, me la va a pigliare, aspetta, però, muoviti! Sì, muoviti, ma non mi tronconozzo del collo, non ti stai a via! Povera signora fisicata, e noi ce l'eravamo anche dimenticate, dico. E se tu vuoi la tua sorella c'ha la pipita sulla lingua, ti leva di sentire. Non per niente la chiamano l'avvocata. Oh, chi di te sei maloduo, te? Mamma mia, di certo non assomigliate a me, che ti ho messo qui la tua pittura. Ma per dire, Senti, però fatene qualcosa a questa vecchia, Ma lo vedete, povera donna ne vuole più. Vieni, Elvira, senti, sì. Vai a prendere, fagli un pochino di affè, ce l'hai, vai. Mamma mia. Oh, se ce l'hai bene, guarda, se no ti... c'è una busta a casa mia. Non so di meno buono, di montagna. Guarda, mi faresti proprio un piacere perché l'ultimo me l'ha bevuto stamani e mi vide a colazione. Elvira, ma non le dare retta, dico. Se per farla rinvenire aspetti il suo caffè, ci fai pinci sulla poltrona a faccia all'aria. Oh, te ci fai sempre mettere bocca. Oh, è inutile che tu mi guardi male, sai. È la verità, dico. Ne compri sempre mezzetto per volta e lo mescoli con la cicoria. Ora te lo do io anche la cicoria. Via, vediamo se azzecco almeno questa. Allora vai in casa. Appena entri sulla credenza buona c'è una bella boccia così di mucillagine, vai giù! Mucillagine? Ma cosa ci rovina la mucillagine? C'è cioè la tossianina! Che bugiarda! Io vorrei sapere dove l'hai la credenza buona. Forse chiami credenza buona quello sgaffalaccio vecchio che si trovò nella soffitta della zia Eufrasia quando morì? Come hai fatto? Che è morto? Nessuno, Pizziata, piuttosto come si sente? Pizziata, come si sente? Si sente meglio! Sta facendo più poco! Sì, se prendo lì così, sarà 3 ore siamo lì dentro! Ma io guarda, penso siano all'incirca le 6. Le 6 avete detto? Allora bisogna il vada, l'aspetta! Ma chi vuole l'aspetti? Ma dove vuole andare? Fuori di cervello! Chi m'aspetta, Perché voi non l'avete visto lo spirito? Mamma mia, è venuta perfino in camera mia per darmi l'appuntamento! Portato via all'insau. E poi siccome li pare la povino, prima di andare abbiamo fatto quella riverenza. Ma perché è nello spirito Eduardo? Insomma, ma chi vuole l'aspetti? E poi ora sono le 6 di mattina. Allora c'è tempo, senza poco. No, mi risvengo. Insomma, bimbe, me lo fate piacere, altro piacere, visto che siete stati così gentili, vi siete tanto prestate. Allora, mi rimanete altri 5 minuti con lei così, io ne approfitto e vuoi rifare la mia camera perché quando ritorna mi vide in bozza di mal motivi e ragioni, vuole andare subito a letto. Neanche ragione, povero uomo, dico. Ma diavolo, se è fatto 100 si farà 101, sa voi sia, poi noi siamo sempre state messonelle. Dico, come l'anzone, te lo ricordi? Erimo 3 sorelle, tutte da marità, che bellissime. Grazie, allora ci si vede dopo. Vai, ciao, ciao bella, ciao. Con la differenza che lei ancora non l'ha trovato. Mentre invece noi, eccoci qui, tutte insuperite, che sono insuperite. Che dico? Ci racconti com'è andata, dico, perché devo ancora capire cos'è successo. Ma te? Per te perché non capisci ma nulla. Ma a me
che in mezzo mi sono sentita per il coso di popolo lungo, mi ha preso, mi è passato sotto le gambe, mi ha preso, mi ha ributtato di sotto per la terra e ho cominciato a ruzzolare per le scale e ho battuto la... Sì, ho battuto nel letto. Va bene, sei attenta! Sì, ma gli spiriti, chi l'ha visti? Di sicuro deve essere più di uno, però me lo paio! Un paio? Sì, un paio di orbelli! Io guarda, mi sono messa lì, pizziata, mi sono messa lì a contarli, saranno stati una decina. Ma cosa vuoi aver visto, dico? Sei anche mezza miniscena, erano solo per considerazione. Sì, era uno, ma consentito! Tanto per rendervi l'idea, mentre scappava mi ha dato un tirone al lenzuolo e mi ha toccato di sotto dal letto! Mamma mia, meno male mi sono fatta nulla! Però, a parte lo spavento, vero? Mi è dispiaciuto del lenzuolo, era sempre nuovo, era di Battista! E allora per cosa si arrabbia per lei? Perché? Come perché? Se era di Battista, era mia figlia! Ho voglia di osservarla bene la roba, dico, ma se ce l'hai tra il bao... il buco. Bravo, e a me altri buo mi ci fecero, a me mi ci fecero una tana. Viziata, glielo voglio raccontare. Guardi, mi metto lì accanto a lei. Senta, ci avevo il vis-à-vis stivato di roba. Tutta la mia parte del corredo di mia madre e più c'avevo tutto il corredo mio per lo sposalizio, che poi se ne fece di nulla. 18 di tutto, senza considerà il finimento bono che acquistai sulla loggetta di pelle d'oro. Di tutta questa roba pizziata me la tenevo, me le ho 60, tutta stirata a mandorla, legata a fiocchini azzurri e rosa. Lo sa, ci avevo perinsino messo le bucce di mele e di carrube per tenerle profumate. Una sera! Voglio una sera! Ma se mi successe una sera! O che piacciono gli spiriti e mi porteranno via tutta la roba! Sì, gli spiriti! Ma dove sei tanti, portati via tutta quella roba che sto facendo! Siete tanti! Sa che me lo riaudo! Ma capisci la bombona! Sei riuscita a far spaventare questa povera vecchia, dico! Con Lidia Retta, sa? È una bugiardona, se le inventa tutte queste cose. Aggira mi fa piacere. Piuttosto, racconta la verità. Quel giorno eri senza un soldo e impegnasti tutto al mondo. Ma che ci va sempre mettendo? Allora vediamo se mi ricordo questa. Guarda, se mi sbugiardi anche questa. Sul bene voglio mi voglio il poverino, ti sciagato in botte! Te lo rialzi per la porta delle materasse! Vieni! Spara una pizziata! Oh. Allora me lo rialzo come se fosse ora! Eri in camera! Lei dava il rosso in terra! C'avevo le pianelle col pompone panzè e gli faceva male il collo del dito mignolo del piede destro. Io lucidavo le palle e le maniglie della mobilia della zia Eufrasia e ci aveva mandato dalla veglia. E rimoni tutte tranquille, a un certo momento ti si incominciarono a muovere le materasse senza nessuno le frustrisse cazzo.
dice di Manetta, ma rimase esimo. Rimansedimo! Durante! Allora, rimansesimo, panzamate senza proferir parola! C'erano! Si muovevano le materasse? O guarda se mi sbugiate anche questa! Se tu ci avessi dato il ditti, dico, le materasse non ci sarebbero mosse! Via bimbe, non ragioniamo più di queste cose! Ci sono rimasta impressionata anch'io, mamma mia! Vedete, mi porta meno sempre davanti all'occhi quello spilungone! Ha ragione! Argia mi fa un piacere, mi dà ad alzarmi, voglio andare, dammi una sciacquatina, di se poi mettimi qualcosa addosso perché un freddo muoio. Oi, Argia mi sente il fegato. Perché non l'ho fatto rive, dice sia la sua morte. Loro vorrebbero andare a intendermelo a me, mi vorrebbero tirare sulle ansie a me, sì, l'hanno trovata buona. Ah, guarda, loro lì c'è da farci affidamento, sarebbero come due manifesti appiccicati alle antonate. Perché loro lo sanno, ma anch'io ho fatto le mie da giovane, diavolo. Cosa vuoi? Sono cose che si fanno in gioventù. Ti incontrai un assassino delinquente che me ne umbinava di tutti i olori. Sì. Ah, e chi intendeva di frega a me? Ma ce la fece mia, diavolo. A me mi è toccata. Oh, andai a Giampan quel Londrino che mi ha rovinato. Lui ti viense a un tante lusinghe, mi disse son ricco. Invece a son di fagioli e d'aringhe mi parte sempre ricco. Manca. Senti
più diritto. Un l'aveva più dritto. Non ci vedo.
E lui? Merlino! Dove eri andata? E lui, Bellino, che ti porta a casa? Allora mi manca altro. Cosa vuoi che abbia? Ieri sera si è mangiato anche leggero, sì, si è mangiato il mallegato alle orecchie. Un certo gli sia rimasto qualcosa sullo stomaco e si sia fermato lì. No, questo fermo non è, no? Questo è movibile, guarda un pochino, guardami. Cosa? Guardami. Avrà bene fatto un testamento. Riordi dei miei amori! Non paghiamo figlia piccozzina! Ah, perché voi sembrava che fosse tutta mamma mia, dico, E mi ha detto nulla nemmeno a me! Si guarda se c'è! Via, bimbe, a me questa cosa mi pare mia fatta bene, sciacciare nelle parti dell'altri! Sì! Guardami quante lettere! Allora guardiamo! Guardate le lettere, qui c'è anche ritratti! Sì! Guardami! No! Mamma mia! Fa vedere questo! Ah, ma questo è il sergente della fanteria, sì, lo riconosco! Mamma mia, questo è quello dei mensalieri, il sergente dei mensalieri! Il sergente! Ah, ma guarda qui! No, ma qui c'è tutta la serma della mano! No, guarda qui ce n'è un altro! No, non ci vedo! Ma chi è? Mario del Riovero! Un ci vedo, anche un Mario del Riovero! Di Malena arrivava del Lio! Oh, bimbe, basta, buttatemi magari un pochino di rispetto, magari ora è quello lì, in questo stato, ma lo vedete, è più di là che di là! Accidenti, amore mio, è venuta, chissà quanti svenimenti ha preso con i sergenti! Allora leggila! Zitti, allora, aspetta, metto un po' la vista, aioi, ecco. Livorno 13 settembre eccetera eccetera. Tesoruccio mio, ti scrivo questa mia per farti aprire tutta la riconoscenza che ho per te. Sì, perché mi hai dato prova che il tuo amore è più forte del mio. Mi pare! Tu fa? No, tuo! Mi pare d'esserci ancora lì, soli in mezzo al mare, con la barchetta e ci urlava, e noi che eravamo tutt'uno, appicciati nelle onchiglie. E si baciavamo e s'abbracciavamo senza essere spiati da nessuno altro che dal cielo e dal mare. Mia, senti lì come scrive bene, che poesia! Davvero come spoetizza! Palmira, guarda un pochino chi è! Sì! Zitto, zitti, bimbi! Allora, pensami sempre tuo per la vita ascolta! Ho fatto un bel capo di lavoro!
Dunque, pensami sempre tutto tuo, insino all'ultima gocciola di sangue, arcibiade. Arcibiade! Ho sentito che beccati di lavoro fai tu figliolo, eh? Ma tu mi hai detto che non capi nulla! Ah, non importa che capisca lei, basta che abbi capito tutto. Io intanto bene, mi ha scritto in cinese, è bella chiara chiara, eh? Oh, svegliati, l'aperti gli occhi, bellina, o leggi? Elvira, ma che cos'hai, dico? Non ti riconosco più. Calmarmi? E te lo do io il calmante, guarda se fai popo dai sarti, ti rincarto dalle botte. Ma che cosa ha fatto, dico? Era lei ronchiglia! Era ronchiglia, lo so. So solo se l'antendermi marito. Oh! Ma avrei visto male! Ma scherzi! Avrà letto male. Anche male! Avrà visto male te, oceaccia! E mi dava a intendere che non sapevi nulla! È capace di tenere anche mano, popò di mezzana! Ti è matto bella! A me ti penso poco di qua! Ah no, no. Lo posso dire, no. Lo posso dire! Certo di, anche te! Certa anche te, argia! A queste cose, a mettersi in sale tra le famiglie! Io dico? No, io dico! Che ti viene lì e come se niente fosse, fa i casini, mette in sale! E quando mi hanno visto tutto? Ah, spaventati ora, poi ti può spaventare io. Guarda, ora ti porto rispetto perché sei svenuta di fresco. Da costa tanto se non ti tingi! Mi piace che tu ti agiti in questa maniera, Elvira. Ma in fin dei conti, che male c'è? Oh, che male c'è? Capito, sfacciata, o mettici il toppino. Ma parla la bicicletta, la bicicletta. Non sai che ci portava a fan barchetta, fa ghiozzi? E non so per nulla te. Ce l'ha portata perché gli doveva insegnare remà per il palio marinaio. Sì, e ci faceva la scia. Io non ho fatto niente di E fino alla basta, donna. Te l'approfittate, Tutti mi sto sapendo se l'approfittano perché io e lei siamo sole come due orfanelle. Se io gli dovrei portare rispetto, perché lei lì me l'ha portata a me rispetto. Ma te cosa c'entri, dico? Ah, io non c'entrerei nulla, no, io non c'entro per niente. O chi c'entra allora? Lui? A quanto c'entra? No, che non c'entri. Ragioniamo un po' con calma, dico. Quando l'hai conosciuto te, Arcibiade? Ah, questo me lo ricordo bene bene io, come se fosse ora. Si fidanzò in casa la sera dell'ultimo dell'anno del 1940. Ah, ecco! Allora la sciaccia sei te! Io? No, io! La letta, la lettera! Sì, non la sì, o dove la vedi l'occhi in cucina? Livorno 13 settembre 1938. Leggi, va bella! E questa volta hai ragione! No, io ho sempre ragione! Ecco, comunque, mamma mia, Dio altro, guarda! Vieni, vai! Cosa c'entra ora, vai! C'entrano Maini e mio padre! Mi amici tu fa? Sì, mio padre, sì! Poveramo! Non si faceva mancare di tutto, viziata! Si figuri! Invece di prendere 7 sborni alla settimana, ne prendeva una sola! No, poveromo, vabbè, vabbè! Tutto per cosa? Per mantenere lì in collegio! Come le duande col collarino meani di razza! Per i varini, sì, era meglio se tuo padre i varini se le mangiava, sì, ma di toppone! Ah,
male a nessuno. Sono dell'amore, come fanno tu. No, sì. E perché io no? E almeno tu fossi stata la bella Otero. E tanto ti c'avevi stettolo sullo stomaco, fra lettere e ritratti. Ah, oh, sì, non è povero, ci va la tua delle lettere. Comunque, mia bimbe, non ne ragioniamo più, del resto sono cose di gioventù. E chi più e chi meno ci siamo passati un po' tutti, vero? E poi io, per essere giusti, non ho mai sentito di nulla di male a proposito d'argia. Ah, ma questo è nemmeno di me, eh? Perché di me? Ai, ai, un cimone non è mai pensato di lei! Ai, ai, lei poteva essere la casa Simba di Cristoforo Colombo! Ci si mette una bella pietra sopra e se ne parla più. Bravo. Tanto più che sta per arrivare quell'altro che se ci sentisse, mamma mia, ci sarebbe la donna. E via, ma che ore sono? No, deve essere di molto tardi. Oh, guarda, sì. Aspetta, guarda un po'. Era quasi le 9. Oh, no, come le 9? No, come mamma è ancora tornato. Ma andiamo, vieni bella, vieni. Su tesoro, su, c'è da andare a fare tutto in casa, non si è ancora fatto nulla, è già le 9. Beh, io vengo giù, però non faccio niente, sono rinvenuta di fresco. Oh, bellina, ma tanto che sei rinveniti di posato, non fa nulla. Allora ti ci fosse mai il giorno che ti leva il ragnolo dal buco. Vieni, sì, giù. Arrivederci, sì, oh, sì. Mi raccomando, bimbe, bucci. Dimmela a me, lo sai, no? A me le osse di vini entrano. Vieni, ti soltano. Andiamo, su, andiamo, già che l'hai scampata. Su, via la scampata. Guarda tante volte le combinazioni. Ma chi l'avrebbe mai detto che quella ghigna piccozzino aveva fatto all'amore cormidide? Oh. Oh, ma secondo me lei lì da giovane è stata un tipino, sì, di delle peperine. Sì, ma il libide è di molto più giovane e più discreto. E ci no. Vedo, dei tante gobbo il mi bimbo. Tutto ritratto di sua madre. Ma sfoato. No, lo volevi, se non fiera in bocca. Ah, guarda, allora, mi dici perché sei venuto così tardi? Vieni, sono quasi le 9. Si è consumato la finestra per vedere se ti si vedeva arrivare. Siamo stati a pensiero. Ma allora, tanto manda fuori lui lì alla sua gente, non ci pensa. Vieni sempre alle 7. E oggi invece sono venuto alle 9. Tanti belli, non senti il soddisfazione ci ritira, vero? Sì, allora? Allora si può sapere perché sei venuto così tardi. Oh, quando c'hai qualcosa da fare, me lo devi di prima. Ma fa la burletta, c'ho mai un'ora fissa per venire a casa. E poi io vorrei sapere dove va sbillaccherà. Allora? Canta, che quando arriva al postino canto io. Ma canta, inutile, inutile, tu sbraiti. Quando lui lì non ti sente nemmeno e fa come gli pare. No, e ora fa come parare l'idde. Ti fa sbavare ma un parla. E questa è la soddisfazione e il ringraziamento per essere state tutta la notte in sobballo per gli spiriti. Gli spiriti, ma gli spiriti ce l'avete nella testa voi. O perché quando ci sono io in casa gli spiriti non si sentano mai, Perché ti hanno antepatio! Sì, ti uccidete! Io no! Ah, uccidete! No, io no! Ma ci rende tua madre! E se si va avanti di mezzo passo, mi portano al manicomio! C'è posta! Ma dove ti porti? Ma cosa sarà? Te, cosa vuoi sia? Sarà l'antenna delle tasse! Te! Oh, io! Mamma mia! Cos'è? Arcidiadi il fornato. Ma questo è permesso, ma mica ha lasciato qui il mio sciallino. Io ci ho lasciato la mia bugia, vero? Bravo, bene, così ora c'ho anche testimoni. Testimoni? Ma siamo lì al tribunale! E invece ora ci si va tutti in tribunale, tutti! Ma cosa hai, Pighe? Hai bevuto di mattinata!
vergogni, Ciancogente! E ti devi vergognare, Matteo! Hai il coraggio anche di ragionare! Io fossi in te e mi rimpiatterei! Io rimpiattarmi? Non mi ha fatto nulla di male! Ma e ti pagano se fatti bene questo lì, eh? Ma sei peggio di una squadrina! Mamma mia, parola, Margherita! No, andiamo via, andiamo via! Andiamo via! Sì, qua io ci busteggio! Maria Santa di Montinero! Ma cosa sarà successo? Ora c'ho le prove! Ora c'ho le prove! Eccole lì! Vai, sai legge, vai! Sai legge, eh? Sai legge, guarda! E te me lo portavi anche in casa di! Mentre io alle 4 ero davanti al forno a sudare, bellina sì, ho traviata! Sempre libera! Faccio bene a qua! Allora, qui comando io e ora me ne vo, capito? Me ne vo! No, 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 vedi, non ce n'è andato! No, te l'ho detto, questa volta comando io, non comandi più te, me ne vo e me ne vo! Ascoltami, Alcibiade, perdonami, è stato un momento di debolezza.
e andiamo ancora a ascoltarci le più belle macchiette, canzoni e sonetti del grande Beppe.